Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vorrei raccontarvi dei tre carnevali che si svolgono nella mia zona, tra la provincia di Bologna e quella di Ferrara. Vi racconterò la loro storia, quando nacquero, chi è la loro maschera e come vengono costruiti i carri e le loro tradizioni. Quindi cominciamo! Barba Spain è la maschera del carnevale di Pierdicento, il paese in cui vivo. A metà dell'Ottocento la società d'Alsace organizzò delle feste in cui vi era anche Barba Spain. Era un mendicante che la società d'Alsace portava in giro su una portantina durante il carnevale. Aveva una barba tutt'altro che curata e doveva essere senz'altro simpatico, oltre che mangiatore e bevitore a dismisura. Dal 1984 l'immagine di Barba Spain è stata interpretata dal pittore Pirro Cuniberti. Sandrone Spaviron è la maschera del carnevale di San Pietro in Casale. Nel 1870 alcuni buontemponi istituirono una società per divertimenti carnevaleschi e fu eletto re del carnevale Sandrone Spaviron. Quando iniziò la prima serata del carnevale, Sandrone Spaviron fece il suo ingresso in paese, seguito dai grandi dignitari del suo regno, e fu accolto al suono di un inno che ancora viene suonato dalla sua banda sul primo carro della sfilata, dove veramente vi è la maschera di Sandrone Spaviron con la sua famiglia e i grandi dignitari del suo regno. All'inizio del 1900 i centesi pensarono di creare un proprio re e simbolo del carnevale. Questo personaggio doveva rappresentare la coscienza dei suoi concittadini. Nacque così Tasi, Luigi Tasini, che un tempo era realmente esistito e stimato. È riconoscibile dal suo frac nero e la pelliccia di volpe bianca. Parliamo ora della costruzione dei carri, che avviene attraverso i bozzetti. Ovviamente sono disegni preparatori dei carri. Vi è poi la base del carro, che è il pianale dove poi viene trainato dal trattore. Si fanno le strutture preparatorie per la costruzione della nostra scultura in cartapesta. Si sovrappongono foglie di giornali con la colla creata da acqua e farina. Una volta asciugato si colora di bianco, si inizia poi a colorare o con l'aerografo o con il pennello, partendo dal colore base per poi andare a rifinire i dettagli con l'aerografo. Parliamo della sfilata di Pierdicento. Viene aperta dalla maschera di Barba Spain e seguita da una banda. Poi ci sono i vari personaggi del paese che si travestono, fanno palloncini, scherzi e ci sono carri piccoli, ovviamente di società più piccole, però molto divertenti, molto simpatiche, che hanno anche molta fantasia, perché da un furgoncino o da una semplice macchina riescono a creare un piccolo carro. Poi iniziano ad esserci quelli un po' più complessi, fino a quelli grandi, con movimenti, luci, fumo, eccetera, eccetera. Ma sicuramente a Pieve ci si diverte e si torna a casa da tutti con qualcosa da portare a casa, tra palloni, brioche, bustine per la shopper, tipo per la spesa, peluche, portachiavi, un po' di tutto. Insomma, è una grande festa. Apre invece la sfilata del carnevale di San Pietro in Casale il carro che vi ho fatto vedere prima di Sandrone Spaviron, la maschera. E questo è il carro di Bacco, che è uno dei più antichi, ed è carino perché dietro servono del vino e una volta del panino con la salsiccia, non so se ancora oggi lo fanno. Anche qui abbiamo diverse tipologie di carri. E io iniziai da piccola con le scuole a creare costumi e i carri, ma il nostro carretto era una di quelle biciclette per gli spazzini e andavamo a piedi, quindi ci travestivamo ma facevamo la sfilata davanti o dietro i carri, dipende la sequenza dove eravamo, a piedi. La tradizione del carnevale di San Pietro è che la sera dell'ultima sfilata del carnevale Sandrone Spaviron legge il suo testamento
raccontando i fatti bizzarri che accadono nel paese durante l'arco dell'anno e dedica loro un pezzo del suo vestito, dal cappello, la giacca, le mutande, i pantaloni, e si brucia il mascherone, in buon auspicio, diciamo. Del Carnevale di Cento si hanno notizie già dal 1600, grazie ad alcuni affreschi del famoso pittore centese Gianfranco Barbiere, detto il Guercino. E nel 1615 il Guercino infatti raffigurò feste e manifestazioni nei suoi affreschi. Oggi è conosciuto come il Carnevale d'Europa, ma all'epoca si andava camminando a piedi con sopra dei mascheroni, quindi era molto semplice e diciamo proprio adatto ai bambini, anche qui con una semplice macchina o un semplice pianale con due maschere in legno, venivano trasportate da dei trattori ed era un piccolissimo carnevale. Poi pian piano con gli anni si è andato a ingrandire, aumentando di volume, dimensioni, di colori, di persone che aderiscono a questa iniziativa, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove i carri sono molto più alti, molto più grandi, ovviamente tenendo sempre le misure delle vie perché passano veramente al pelo delle case. A volte è capitato anche che prendessero incontro ai tetti e cadesse qualche tegola, ma per fortuna non si è mai fatto male a nessuno. I carri sono molto belli perché si muovono veramente tutto. Dagli occhi che sbattono alle mani che si muovono, al busto che si ruota o che addirittura il personaggio si alza di 3-4 metri. No, è molto bello da vedere. Da quest'anno sono riusciti a riportare il carnevale all'interno delle mura perché a causa del terremoto non è stata possibile fare la sfilata all'interno del paese per la ricostruzione e per un anno
hanno fatto un anno o due, non mi ricordo, hanno fatto il carnevale al di fuori del paese, ma non è la stessa cosa. Vedere il carnevale passare in piazza Guercino e attraverso queste vie che ci passa veramente a millimetri è tutto un altro vedere. Il Carnevale di Cento è conosciuto per i suoi ospiti soprattutto. Mirko Casadei dirige la musica di intrattenimento nel Carnevale insieme a Gio Squillo che presenta insieme a Manservisi, che è il patron del Carnevale, i carri. Poi quest'anno c'è Gabibbo con la Moreira, poi c'è stato Bombazza. Casadei, l'alieno del programma di Bonolis, a Cucinotta, Gio Bastianich, che ha anche un gruppo musicale, Masterchef, Nina Frassica e le immancabili brasiliane, perché non so se lo sapete, ma Cento è gemellato con il Carnevale di Rio de Janeiro. Il carro vincitrice di ogni anno partecipa alla sfilata, ovviamente a Rio de Janeiro, nel Sambodromo. Grazie ancora a tutti di essere stati in mia compagnia. Mettete mi piace se vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi e passate parola. Ciao, alla prossima!